Benvenuti in questo tutorial dedicato ad Arcadia e oggi ci dedichiamo all'utilizzo delle quotature. Dal menu CAD è possibile quindi già utilizzare una serie di funzionalità, tra cui che vediamo qui per disegno dimensione. Infatti, se io vado a cliccare la funzione dimensione, ho la possibilità di andare a inserire direttamente, sfruttando ovviamente l'entità snap, l'inserimento di una quotatura. Quindi, ad esempio, su questa parete, tasto destro, e inseriamo appunto la quotatura. Doppio clic sulla quotatura e possiamo scegliere quelli che sono i parametri di tipologia, ad esempio il numero di decimali dopo la virgola, 2, e ovviamente unità di misura. Questo ci permette di definire velocemente una singola quotatura. Ci sono anche altri metodi, tra cui quota angolare. Quota angolare mi permette quindi di dare appunto tre punti, iniziale, centrale e finale, e individuare quello che è l'angolo, ad esempio questo angolo di 90 gradi. Doppio clic sulla quotatura, anche in questo caso possiamo dare quelle che sono appunto le informazioni e i parametri di gestione delle proprietà della quotatura. Altro esempio relativo appunto alla tipologia di quotature, sempre nel menu CAD abbiamo appunto righello. Righello serve per appunto prendere una misura veloce, sia lineare o anche area e perimetro. Queste ovviamente sono solo di inserimento di visualizzazione, ma poi vengono eliminate in automatico cliccando sul tasto, col tasto ESC, in modo da prendere delle misure veloci sul disegno. Poi passiamo al modulo architettura. Nel modulo architettura ci sono sempre delle funzionalità avanzate di quotatura. Dimensione l'abbiamo visto è uguale identica a quella presente anche nella menu CAD. Poi abbiamo quota elemento. Mi permette quindi di selezionare l'elemento da selezionare e automaticamente mi va a calcolare tutte quelle che sono le varie quote di riferimento. Oppure possiamo utilizzare quota angolare o quotatura automatica. La quotatura automatica, difatti, è una quotatura che mi permette di andare a quotare in automatico tutto quello che è l'elemento esterno del mio edificio. Quotatura automatica, difatti, qui mi dà la possibilità di scegliere una serie di dimensioni automatiche: quote esterne totali, quote esterne oggetti sporgenti, quote stanze e muri, o eventualmente fare un'eliminazione di tutte le quote precedentemente eseguite. Cliccando su OK, difatti, mi va a generare tutta una serie di quotature di riferimento. Ovviamente, anche in questo caso, posso selezionare le mie quotature e in questo modo andare poi nelle proprietà dell'oggetto e andare a personalizzare quelle che sono le quotature, quindi decimali dopo la virgola, unità di misura, metri, e quindi in automatico avere appunto dettaglio in dettaglio tutte le quotature velocemente del mio disegno.